chiamata My Italy Food Sound and Expo, ma se sono qui stasera mi è doveroso dire grazie a colui che mi ha fortemente voluta qui su questo palco incantevole presso la Reitale di Winterthur. Ho il piacere e soprattutto vi invito ad applaudire Roberto Cazzato, l'organizzatore di questa straordinaria manifestazione. Buonasera Roberto. Prego. Dottor Cazzato. Guten Abend, herzlich willkommen Roberto. Grazie Luna. Io ovviamente ringrazio tutti quanti di essere qui, in modo particolare Luna, quando ho chiesto, anzi ho tentato di formulare la domanda se lei volesse essere di nuovo la madrina, non ho neanche terminato la frase e lei mi ha detto io sarò con voi. Perciò lei è venuta la prima volta qui da noi tre anni fa, nel 2019, nel pre-Covid, e ce la troviamo anche qui e vi posso garantire che è una donna molto in gamba, preparata e una delle presentatrici più brave che io abbia mai conosciuto. Grazie, grazie mille di essere qui. Grazie, come buono Roberto, è come non essere al tuo e al vostro fianco dopo due anni quasi tre di fermo. Ci siamo rimessi in gioco con la voglia di iniziare là proprio dove ci eravamo fermati. Mi ricordo che nel 2019 ho condotto, era a Puglia Expo. Esatto. E quindi nel frattempo è come una grande famiglia, no? Si è ingrandita, da Puglia Expo diventa My Italy. E riagganciandomi proprio al fatto delle donne, della grande famiglia, solitamente siamo noi donne a partorire. Questo ragazzo ha fatto due anni di gestazione e finalmente è riuscito a partorire questa straordinaria My Italy 2022. Complimenti Roberto, quanto lavoro dietro, un grande evento, quanto sacrificio. Sì. Devo essere sincero, cioè siamo appunto passati da Mai a Puglia, ovviamente perché io sono originario da questa regione, da questa splendida regione, però ritenevo importante far conoscere qui in Svizzera, lì dove siamo ospiti da una vita, anche gli altri territori. Perciò è quest'anno che è partita la prima edizione My Italy, con la regione Basilicata come ospite d'onore, regione ospite, che io ringrazio. Anche in queste persone ho trovato amici che ho da una vita, che non hanno dubitato un attimo su questa iniziativa e hanno aderito immediatamente a questa mia proposta. Perciò la Basilicata quest'anno sarà la regione ospite, infatti domani poi ci sarà sulla piazza un cooking show, anzi diversi cooking show faranno vedere come preparare queste pietanze lucane. Sicuramente sarà un bel vedere e sicuramente anche un buon assaggiare. E è stato durissimo perché dopo due anni abbiamo trovato tante difficoltà con gli espositori, infatti non ci sono tutti gli espositori che avevano dato adesione per motivi economici, come tutti sappiamo, un po' il Covid e l'ultima stangata ce l'ha data questa situazione della guerra che ha messo in grave difficoltà l'economia italiana, soprattutto nel meridione, perché noi abbiamo tanti espositori meridionali del sud dell'Italia, non del nord, e qui si hanno trovato davvero tante difficoltà. Però abbiamo raggiunto un bel numero di espositori, sembra che tutti si diano da fare, il cibo sia buono, per ora almeno ho avuto un buon eco, sono contento di questo. E non solo il cibo, ovviamente il buon cibo deve per forza sempre essere accompagnato dall'altrettanta buona musica, tanta sarà la musica che questa sera ci inviterà a ballare, a cantare. E a proposito di musica, stai con me, ci facciamo un pochino da parte, almeno che tu non voglia ancora aggiungere qualcosa, Roberto. No, io vorrei lasciare il palco a te perché tu sei molto più bravo di me in questo settore sicuramente, e ti lascerò la serata svolgerla così come tu meglio pensa. Ti ringrazio. Sono sicuro che va bene. Grazie. Io a voi tutti auguro una buona serata, buon divertimento con questo magnifico gruppo, poi Luna vi spiegherà l'andazzo del resto della serata e poi c'è un altro gruppo e poi l'atteso ospite dall'Italia.
io a questo punto lascerei proprio il palco a te. E io ti invito con tutto il cuore di sederti e di goderti la tua serata, caro Roberto. Lo farò, grazie mille, grazie a tutti e buona serata, buon divertimento. Grazie, grazie ancora a te. Avevamo proprio aperto la serata con questo splendido gruppo alle mie spalle, loro sono in Solo Ottobre, è una band italiana ed internazionale, nata nel 2018 e composta da 6 musicisti. Non sono più giovanissimi di primo pelo, come si suol dire, ma sono tosti, credetemi. Ho sentito le prove, hanno una grinta, sti ragazzi. Il progetto Solo Ottobre è nato per un unico concerto, il 27 ottobre 2018, dalla voglia dei musicisti di presentare al pubblico elvetico nel solo della buona musica italiana ed internazionale. Poi la fama che mangiano, si suol dire, le richieste sono state sempre più richieste e così loro hanno deciso di continuare a cantare rigorosamente il loro live. È un piacere, vi prego di accompagnarmi con un applauso, di farvi conoscere i componenti di questo meraviglioso gruppo, di questa meravigliosa band. Iniziamo da Sandro Calendo alla batteria. Fatti sentire, Sandro. Alle tastiere, Michele Scaffò. Pino Basile al basso. Alla chitarra abbiamo Giorgio Palmisano. La seconda voce del gruppo è questa meravigliosa, splendida, straordinaria donna che risponde al nome di Maria Galati. Leader del gruppo e prima voce è Carlo Gianicola. Godete il concerto del Solo Ottobre. Dove c'è
da parte dei Solo Cobre. Grazie tanto, che bello vedere di nuovo gente che ascolta musica live. Tornare a fare musica live è stata una sofferenza enorme, però dai, ci siamo ripartiti e stasera siamo qui e vi presentiamo un po' del nostro repertorio e ci saranno anche dei brani inediti scritti durante il periodo di lockdown e spero veramente che vi divertite questa sera, che vi godete della bella musica live con i Solo Cobre, con i Sammiti, dopo ci sarà Pino Campagni con il suo cabaret, proprio una serata bellissima di spettacolo. E vi ringrazio già da adesso per la partecipazione e buon ascolto.
casa niente, poi nero non si ha più bene. E non sono meno male, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho tipita per essere notato. Ma se viene cresciuto, ma se viene tornati, nostri scritti durante il lockdown nel 2020 ed sì, visto che non potevamo fare musica dal vivo ci siamo messi a scrivere un po' di canzoni e due di queste ve le presentiamo stasera. La prima si chiama Estate, visto che stia arrivando piano piano, e poi la seconda c'ha quel maledetto nome di Covid-19. Estate. Ci dicono di aver pazienza, non è arrivata ancora il tempo per la partenza. Gli europei di calcio annullati, mamma mia che strazio, siamo disperati. Presto passami da bere, chiudo gli occhi e sogno che sta diventando estate. Si ritorna al mare, abbracci e baci senza dover preoccuparsi. La luna in cielo che sta lì a guardarci. Per digerire un giro in bici, piazze piene e concerti, musica da vivo e ti diverti. Ti prego dai non mi svegliate da questo sogno che ritorna a me. Sta diventando estate, si ritorna al mare, abbracci e baci senza dover preoccuparsi. La luna in cielo che sta lì a guardarci. Negative situazioni, circoliamo con le certificazioni. Voglio scappare da questa realtà, andare a mare, passare.
estate che possiamo fare quello che vogliamo. Grazie. Mi metto così, così grande, oddio, così più grande di me. Yeah.
Pino Pino! Un amore grande come sia.
Sempre, sempre.
Sandra Motto. Dov'è la nostra Sandra? Eccola qui. Poi abbiamo una o due ballerine, maestro, mi confermi che le ballerine sono una o due? Una, ovvero qui ho Laura e ballerina. Chi c'è? Laura, la ballerina di pizzica, la nostra Laura Carangelo. I Samiti compongono brani inediti, scritti e arrangiati. Infatti questa sera parto con un brano composto dal gruppo intitolato Non lo su. Mi raccomando, tenetevi forte che arriva un'infinitina di energia. Signore e signori, vi lascio alla musica dei Samiti. E ballate la pizzica, ci balla la pizzica con quale mai.
dopo un lungo buio, 2 anni e mezzo, due anni e mezzo di buio, finalmente il pubblico, un applauso al pubblico, dai! Ma noi questo pubblico lo vogliamo vedere qua davanti. Sì, avanti, ma quanti ne abbiamo passate? Le mascherine, la distanza, abbiamo fatto le prove con le mascherine, cantavamo con le mascherine dentro la cantina, è vero o no? Non si capiva niente, finalmente posso cantare senza mascherina. Quasi, 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 andiamo piano piano. Ci siete? Siete caldi? Allora io mi voglio un po' avanti, dai, ormai sono 2 ore che siete seduti, dai, un po', ci alziamo tutti in piedi. Poco, poco, poco. Tutto poco, poco, dai, su, 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 su. Venite qua davanti. Facciamo scaldare, dai, su, 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 su. La rondinella! Passa,
Grazie. Grazie mille. La conoscete questa canzone? Sì? Come no? Ciumpa ninella, ninella mia nina, ciumpa ninella. Ci siamo. Ciumpa ninella, ninella mia nina, ciumpa ninella, metta mia città giù fa. Voi! Ciumpa ninella, ninella mia nina. Thank you.
grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, alla prossima. Ecco, adesso connettiamoci tutti con il Papi Ultra Stigeli. Scusate, no, per farvi infattiosi, ma voi siete tenuti tutti per me? E che cazzo ha fatto fare? No, allora, quando uno entra in scena, la prima cosa, siccome l'applauso è una mano contro l'altra, è nella vita fa sta fatica, quindi per cui facciamo un applauso proprio dagli italiani, quelli veri. Allora, ora facciamo una bella cosa, prima di cominciare il nostro cabaret, facciamo un bel selfie in modo tale che lo mettiamo su Instagram domani, anche perché è finita la pandemia, non c'è più il Green Pass. No, voglio fare un selfie perché volevo metterlo su Instagram, una cosa molto seria, sai, ci dobbiamo divertire e far vedere a tutti gli italiani d'Italia chi sono gli italiani di Zurigo, chi sono gli italiani della Svizzera. Allora, noi faremo un bel coro, innanzitutto questo coro, ecco, ora vado in play, innanzitutto questo coro è dedicato al popolo dell'Ucraina, prego, che sta soffrendo tanto. Non ho capito! Non ho capito! E poi a tutti voi che siete venuti dall'Italia a fare un bel mazzo qua, a Yatou Sang, a lasciare le vostre terre, i vostri affetti, che vi siete fatti un culo così. Bravi, grazie a nome di tutti gli italiani. Grazie. Allora, il coro è la gente come noi non molla mai, è semplice, la gente come noi non molla mai, voglio sentire tutti quanti cantare, la gente come noi non molla mai, vai! La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, siamo noi, gli italiani di Zurigo siamo noi. Siccome io vivo da un sacco tempo a Milano, no? Quando mi incontrano a Milano sono molto gentili, no? Si fermano, ti ho campagna. Lei è veramente bravo. Complimenti. Non mi danno né la mano, né la pancia, fa niente. Quando vado a Foggia nel mio paese e mi incontrano, mi contano così, dico, uè, chi ti amo? Come stai? E di che sei buono, mo camante! Arriva lui con un aspetto. E dice, capo, che sei capo? Fa dei gesti che a Milano non riconosce, li conosciamo noi meglio. Dica, Ubani. Prego? La Ubani. Scusi? Fa Ubani. Cioè, la fame gli è cresciuta in 20 secondi. Cioè, ah, un panino lo vuole con la coppa? Perché ho vinto. Non sa che cos'è la coppa. Se no, Ubani, scusi, cosa vorrebbe? Mi, fa lui mi, prosciutto, ah, vuole il prosciutto? Vuole il Praga? È un prosciutto più vicino, non ce l'ha. Ma che pensa dalla pelle della pubblica cenica, scusi signore, che tipo di pane vorrebbe? Un po', un così, prego? Un po', un così, quale? Le bagage, quella è lui. Cioè, le bagage, le baguette, ecco il buon, le baguette.
E quanto ne vorrebbe? 5 kg. 5 kg di pane? Ma perché? Gli diventa duro. Ah, dammene 10 allora. Facciamo un applauso alla regia, al mio fonico di Lucera, Gianluca! Eccolo là, Gianluca! Un altro applauso all'impresario che mi ha portato qui, il mio agente per l'estero, Tony! Dove è Tony? Eccolo là, Tony! Un'altra bellezza mediterranea nel Salento, la presentatrice Luna! Quando sono arrivato a Grande, mia moglie dice, è pronto sul binario 22 e in arrivo il treno da Lecce. E mia moglie dice, ma dopo Pino, a Milano ci stanno 22 binari. A Foggia ci stanno 3 sono morti. Ma lui mette il Milano con Foggia, lascia stare, capostazione, ma mica una capostazione, è di capostazione. Ha giacca verde, cappello rosso, no, tenevo cappello da western, da cowboy, dal Winchester, aveva cartucciere, gli speroni, era lo sceriffo della contea di Lambrate. Lui appena mi ha visto, un duello, si deve alla musica di Sergio Leone, sembrava un duello, io e mia moglie qua, e lui qua che ci guardava. E mia moglie dice, che cazzo è qui? Tacci. Ehi tu, faccia di merda. E mia moglie, ma dopo non sei già spassato oggi qua, che cazzo? Dico, scusi, chi è faccia di merda? No, dico te. Come ti intitoli? Che cazzo non ci dite intitoli? Dici come ti chiamo, tacci. Piacere, Pino, lei? Massimo Piercarlo Maria Giovanni. E mi chiedo, che cazzo è una cooperativa? Massimo Piercarlo Maria Giovanni. 5 numeri. State zitto. Guarda le valigie e dice, e allora sciò. Cos'è che schi? Non capi? Cos'è che schi? E che cazzo è Nesquik? Cioccolato, che è Nesquik? Erano due mondi incompatibili. La sanguinità viene dalle nostre mamme che ci hanno messo a noi. Io al mondo non volevo venire, non volevo uscire. Ma mamma ha partorito a 15 mesi. Teneva una panza che era una mongolfina. Sono bonita, ma allora sono figli da puttana che già mi conosceva. Prima che io nascessi. Ma allora sono figli da puttana, ma no! Non poteva partire perché non voleva uscire, stava bene. Un cordone umbilicale giocava a Sant'Arena. L'acqua mi faceva una nuotata. Tu pensi che, ti giuro, io non volevo uscire, lo stesso, dopo 3 mesi sarà la travaglia. 3 mesi, una tazza stava scattata. Ha preso il megafono. Se mi si mise le cosce di mamma, esci fuori con le mani alzate. La pancia è circondata, dici cosa vuoi. Sembrava un'estorsione, ho capito? Dici, ma come sei nato? Ti ha tirato con la testa? Sì, magari con la testa. Con un piede? No. Con un braccio? No. Sono nato di fondo schiena. Poi quando sono uscito, ho scelto mamma. Sono uscito fuori. Mamma ha visto un culo. Poi mi ha girato, ha visto la faccia. Ho detto, ostetrica, ho fatto 2 gemelli. Bello essere al sud, è bello perché vedete al sud voi imparate tante cose. Scusate se parlo un po' della mia regione, ma proprio nella mia regione tu impari tante cose. Un applauso alla sciarpa del Papi Ultra! Noi mettiamo le province, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto. Poi c'è la sesta provincia, l'ho fatta da poco. Barletta, Andria, Trani, Battona, Zoccola, Statale 16. Voi vai in Puglia, i turisti, quando vengono gli spagnoli, gli americani, i polacchi, vi giuro, tutta questa gente qua, quando viene in Russia, scusa, quando viene in Puglia, vi giuro, imparano le proprie lingue, le vanno a perfezionare. Gli arabi, dove si fermano? Perché? Perché quando arriva un tedesco qua, a Marina di Lesina, dice, io sono arrivato in Puglia, no, tu un gule fa, e fa quacinclo, a dove? Lei sono arrivato in Puglia, no. Tu se vai a Foggia, impari l'arabo,
un dialetto è arabo. Quando lo scrivi ci mancano le vocali, sono tutte consonanti, tutto stretto. Carota, caret. Insalata, zalut. Provolone, prl. Andato, yut. Venuto, venut. Quando il tempo fa venne di prima mattina e mi disse: papi, oggi è il mio comple, non mi hai fatto neanche gli agu, mi fai un rega? Avete capito che dite? Regalo, compleanno. Ah, oggi è il tuo compleanno, hai ragione Raffi, dai, vieni qua, fatti dare un bacio al papà. Cosa vorresti come regalo? Papi, ho bisogno di 1.050 euro. Puri papà, dai papi, non scherzare. Io voglio l'iPhone 12. Me lo compri l'iPhone 12? Vuoi l'iPhone 12? Vabbè, poi te lo vado a comprare. Ma dove vai? A comprare l'iPhone 12. Ma papi, dai, sono le 7 del mattino, gli Apple Store sono tutti chiusi. Hai detto che vuoi l'iPhone 12? Sì, devo dunque capire. Ma dove vai? Vado al bagno, stacco l'asciugacapelli. Raffaele, questo è un phone. La teologia di cate più tardi, papà. Dice, ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che qualcuno ti darà. Il Gervi Brasciol, che cazzo dice? Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Io mi sono adeguato. E ci sono schiatti che qualcuno prenderà, e dei calci che qualcuno assaggerà. Se la finisci da cantà, se non la pianti qua, te crepe da mazzuto da quell'eternità. Ed è la stessa cosa con mio figlio. Ecco il papi ultra. Mio figlio quando parla con me non parla più. Mio figlio quando parla con me slogheggia, mi fa gli slogan. Papi, minchione, affacciati al balcone. Dice se che Gerani fa su. Ma che cazzo fa lui? Gerani fa su, andiamo su mio figlio. Il mio genitore si può sapere quando cazzo muore. Con la cucchiarella esco fuori. Ma scemo, scemo. A che ora vuoi tornare? Torno quando che mi pare. E tutta l'amici, vecchio mio vai a riposare. Torno quando che mi pare, vecchio, vai a me. Madonna! Allora ho fatto sull'area del Nabucco, gli ho fatto uno slogan io. Io t'aspetto col cric sul muretto. E quando torni qua giù, ti spacchi in due. Sì, i papi lucciati, papi a lei, sacco lo scalfa pure per me. Tutti quanti casati, che nel condominio, tutti quanti slogheggiano. È uscita la signora del quinto piano, gamba tesa, si chiama. Che si è sposato un inglese, Tegel Scivolazzi, si chiama. È uscito con la pendola a forma di Champions. Ho fatto lì un voltino! E tutte le comari, c'avete i rosmari. La signora del rampetto, c'avete il sale da prestare, c'ho l'insalata da gonzare. E allora fatelo a comprare, quello mi cazza, fatelo a comprare. Si sloggeggia la continuazione. Vedi mia nonna, che è successo? No, sloggeggia anche lei. Ah, ci ho perso la dentiera, stava nell'insalatiera. Chi la trova la portasse a me, chi la trova la portasse a me. Tu quando accanto a ballare arriva mio nonno, che ci sono, lo sai che mi è successo giù a Bordone, che ci sono, ma non è scippata ancora la pensione. Solo che c'erano due, a un certo punto vedo mio figlio giù che rappava, faceva una sorta di rap. Esco io con il megafono, figlio mio mi rotto qua, figlio mio mi rotto qua, piglio un cricketo spacca qua, piglio, proprio tutto il condominio, proprio un a un certo punto lo vedo con la macchina dei morti, con la macchina dei morti, lui con tutti quanti sopra, fumati come lui, lo facevo, oh lele, oh la la, sbrigati a morire, ci serve l'eredità, l'eredità. Madonna, mi ha fatto incazzare. Questo qua mi sta sputtanando davanti a tutti. Allora che è successo?
scendo da questa macchina, prendo delle pale ancora più grave, delle birbadili, e comincio a scavare in due giardini. Facciamo un buco profondo per quando vai all'altro mondo, 7 metri su per giù, e da sta fossa non esci più. E che succede qua? Come so? Cazzo! E mi sono adeguato a mio figlio e gli ho fatto un coro io. Il provavi che meglio per me, pigli un click e te lo spacchi in capo a te, scendo le scale e vengo da te, e mi piglia calci culo 3-3. Grazie, vi voglio ringraziare di questo grande applauso, sono stato veramente molto bene con voi, voglio portare con me il vostro applauso e il mio grande ringraziamento a questa bella gente di Zurigo. Grazie.